strada è stata la scelta più bella e anche la più coraggiosa. Uscire on the road per incontrare i volti e le vite di ciascuno. Lungo la strada si avvicendano storie personali che narrano vissuti fragili e minacciati, eppure così ricchi di potenzialità e di risorse. Proprio nel racconto di sé i giovani si attivano prendendo consapevolezza del loro mondo interiore e cercando le parole per presentarsi a un altro da sé. Fidanzata. Giovanna. Importante. Amici. Amore. Star bene. Speriamo migliore. Incerto. Lavoro, lavoro. Sì. No. Sì. Diciassette. 15. Uno schifo da dimenticare. Bene. Pensavo peggio. Lei è in salotto sul divano, io sono in salotto con lei e ci stiamo rilassando. Lei è in cucina e io sto cucinando con lei. Lei è in cucina e mi prepara la cena e io sul divano che guardo la TV. Persone le incontri una volta per sempre, altre una volta ed è per sempre. Perché a volte lungo la strada puoi sentire l'anima lacerarsi, catturata dalla storia di qualcuno che ti è appena passato accanto. Alcuni ai loro piedi non vogliono delle persone, ma una strada su cui poter camminare. E chiedono solo nuove storie da poter ascoltare e raccontare.